In gita Narni, l'incanto umbro rivive al TG Poste con il portalettere Maurizio. Anni di storia romana e medievale, un patrimonio artistico e naturalistico che si conserva intatto non solo in superficie ma anche nella parte sotterranea. Siamo a Narni, in provincia di Terni, in Umbria, centro geografico d'Italia. Ai suoi piedi scorre il fiume Nera. È famosa in tutto il mondo anche grazie al romanzo di fantasia Le cronache di Narnia, scritto dall'autore britannico C.S. Lewis, ispirato proprio a questi luoghi. Il portalettere di zona Maurizio ogni giorno attraversa questi luoghi magici per consegnare la posta. E allora andiamo a scoprirli con lui. Buongiorno, la posta. Grazie, buona giornata. Ciao Claudio. Allora, io lavoro a Narni da 16 anni e in Poste Italiane da 22. La mia giornata tipo è, io vado in ufficio nostro di smistamento dove prendo posta, pacchi, raccomandate, tutto quello che c'è da prendere. E poi inizio a fare le consegne. Francesco. Buongiorno Maurizio. Ciao, un pochettino di pacchi. Ottimo. Maurizio per noi rappresenta, oltre che un amico, un punto di riferimento, come anche, oltre che per noi, per tutti i cittadini di Narni che frequentano la nostra tabaccheria. Piero. Ciao Maurizio. Qua ci troviamo a Vicolo Belvedere, è un vicoletto come puoi vedere molto carino e la particolarità di questo vicolo è che è tenuto con tutto questo verde, piante officinali, è tenuto bene così dai proprietari di questo palazzo, quindi gli abitanti di Narni, e dal proprietario del ristorante che sta giù in fondo. Quotidianamente succedono degli aneddoti molto particolari. Una signora che abitava qua giù in una via Mazzini, che purtroppo non c'è più adesso, viveva da sola in casa e non voleva far entrare persone che non conosceva, quindi ogni volta che facevo una firma, che devo farle fare una firma, ci eravamo accordati che mi dava una parola d'ordine, ma questa parola d'ordine cambiava ogni firma, cioè quando andavo a firmare la prossima volta mi dici, e lei mi diceva la parola d'ordine, altrimenti non mi apriva. Adesso andiamo a consegnare la posta a Roberto, che è la persona che ha scoperto Narni sotterranea nel 1979. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao. Che posta. Grazie tante. La stavo aspettando infatti. Grazie. Senti una cosa, facciamo vedere ai spettatori di Digi Poste e Narni Sotterranea? Perché no, dai, ti accompagno. Vieni, di qua. Che meraviglia. La cosa bella è stata scoprire un corridoio, ma soprattutto le stanze dell'Inquisizione, che tutti dicevano che non c'era stato mai. Qui Roberto, dove ci troviamo? Questa era chiamata la stanza dei tormenti. Guarda che spettacolo. Questo è un testamento di un uomo che nel terrore di morire vuole lasciare la sua impronta. La visita sarebbe finita, poi in realtà le ricerche continuano, però se vorrei tornare, magari portando degli amici, saremmo ben felici. Molto volentieri, perché è stata una grandissima bella esperienza. Grazie mille. A presto. Ciao.